Buongiorno da Montreux, siamo in Svizzera. Bellissima giornata, un freddo cane, 2 gradi. Ecco qua. These roads intersect on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing, like night into morning. I miss the opening, the going anywhere. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Posto. Un bel posto, sì. Never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Cause I'm better off this way, moving to better days. Siamo nel B&B. B&B, una villa praticamente. Altro che B&B. Questa. Sì. Colazione è stata abbondante. Bella tavola, musica classica di sottofondo. Ora noi ci stiamo avviando per andare a Montreux. E abbiamo deciso di non prendere l'auto, ma di farcela a piedi. Non credo che sia la chiave, certamente. Aspetta un attimo che te la do e devi richiudere. E qua praticamente, ecco, che bel paese. Tu mentre chiudi io faccio una ripresa, ecco, una bellissima ripresa. E qua siamo praticamente, ok, perfetto. Sono okay. Con la chiave, ok, 1874. Questo è il lago di Ginevra. Pensate che questo lago si divide in due porzioni, il lato svizzero e dall'altro lato abbiamo il lato francese. Ecco qua, ci abbiamo, c'è freddo, questo no, non si nasconde. Da dove ci dobbiamo andare? Da dove? Da qua? Via. Stiamo andando a trovare l'uomo imbalsamato. Non so che cosa sta a rappresentare, però non lo so. Qua c'è una scritta, adesso vediamo che dice. Montreux Volleyball. È il 20° anniversario del 2004. Quella là sotto è Montreux. Ora noi ci stiamo recando là. Che dici, ci andiamo? Sì, da Villa Kruger praticamente. Sì, e ora stiamo andando a visitare sempre il Montreux, che già siamo a buon punto, ecco. Lui, il pinguino, eccolo qua. Enza tenta di farsi un bagno, non so se è convinta, però sei convinta? Come fanno a stare in acqua? Ma loro ci sono abituati, ci sono abituati, è come tira un po' di vento frescoso, e allora nello stesso tempo preferisco ogni tanto incappucciarmi pure io. Come del resto, anzienza, per adesso diciamo che è scappucciato. Marco, vedete quell'hotel Grand Hotel Suisse 5 stelle. Mazza. E c'è il bisonte che magari tutela l'avvento.
tranquillo, considera sempre che siamo a marzo e quindi. Ah sì, sì. Questa è la regione della cioccolata, che speriamo di assaggiare anche. E allora. Siamo a Montreux, che cos'è che non poteva mancare? Freddie Mercury, eccolo qua. Nella sua posa che tutti noi conosciamo. Ecco. Questo è Freddie Mercury. Però c'è qualche foto anche, nello stesso tempo. Di entrare qua a visitare il Queen Studio, The Queen Studio Experience. All'interno c'è anche il casino, ma noi da qui desistiamo. Siamo proprio dentro i Queen Studio Experience. Stiamo ascoltando uno dei brani importanti. Questa è la console dove veniva la registrazione dei Queen. Questo brano l'ha deciso Enza. Non so se mi sentite. Ma l'ha deciso Enzo. Thank you.
Abbiamo fatto 4 km e penso che mancano le ultime 500 metri per andare a vedere il castello di Ciglione. Speriamo che ne valga la pena, dai. Oggi la giornata stamattina sembrava bellissima, ma ora vedete il tempo non si nebbia tenendo sopra. E allora siamo arrivati qua al castello di Chillon. Una bella camminata, insomma. Quanti chilometri sono? 6 chilometri e qua. Sì, e non, tu devi pensare quello che dobbiamo fare al ritorno qui. Anche questo è bello. Vabbè, andiamo che poi c'è il castello di Chillon. Andiamo a fare la coda. Enza è andata subito a vedere qualche oggetto da comprare, ma vediamo, vediamo. Perfetto, allora continuiamo. Thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season.
chains turn in chains just like your mind. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. Yeah, we will keep on changing just like another season. Io spero che si riesca a vedere qualche cosina, perché oggi c'è stato un tempo, diciamo, un po' bruttarello. Questo è il castello di Chillon, visto da qui. Ecco qua, questa è un'altra ripresa in modo lineare, sperando che si riescano a vedere i contorni di questo spettacolo, di queste Alpi fronte francese. Oggi ci troviamo a Vevey. La cosa più bella è il lungomare di Vicenza. Oggi è una bella giornata.
vediamo che cosa ad offrire questo paesino. Oddio, c'è qualche cosa, c'è l'alimentario, però non so se lo visitiamo. Poi c'è la statua di Charlie Chaplin, che ha vissuto in questa cittadina gli ultimi 22 anni della sua vita. Come infatti c'è anche un museo dedicato a lui, che praticamente poi sarebbe la residenza dove è vissuto, dove ha vissuto per gli ultimi anni. Questa è la storia di Charlie Chaplin. Ok, stiamo camminando lungo la promenade. Eh sì, quest'albero sente freddo, quindi è imbottito. Ti hanno messo. Qua siamo lungo la promenade, pronto. Sì, sicuramente ci sarà stato qualche evento. C'è una grande e mostruosa forchetta dove dobbiamo mangiare, e di fronte c'è Charlie Chaplin che ci aspetta. Poi dovremmo andare anche a visitare il museo, ma questo di qua dopo. Dopo, per adesso siamo qua. La famigerata forchetta. Forchetta, forchetta mia. Monica Biani a suo seguito. Ecco, guardate questa bella forchetta. E qua Charlie Chaplin, che come dicevo prima ha vissuto gli ultimi suoi anni della vita. Stai mettendo due apposta alla statua, no? Ok, sì, un attimo che serve. L'alimentario è una fondazione della Nestlé. Non so voi, ma
abbiamo questa silenzio, io penso di sì. La visuale del lago è tutta un'altra storia, si capisce? Famoso lago di Ginevra è uno dei laghi più grandi dell'Europa centrale. E allora siamo all'interno del Charlie World, praticamente questa di qua è la casa dove visse Charlie Chaplin le ultime sue i suoi giorni di vita, quindi ha passato 22 anni qui a Vevè e praticamente ha vissuto, adesso diciamo contestualmente è diventato un museo alla sua memoria. Sì, sì. Apri la porta e ci imbuchiamo, per meglio dire. Einstein. Ecco qua, perché qua ci fa le linguacce, questo sarà il dentifricio dell'epoca. Aspetta un attimo, lo riprendo proprio di prima persona, che è lui. Still as a breeze, a river.
qua c'era da visitare, era lo studio che dovevamo visitare, vedere il film e tutte queste belle cose. Drink, think deeply as I sink. Finally, someplace I found peace. In the dark of night, tabletops counting hours in the early hours. Stone cold inside, banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people. Stazione di polizia. Salve ragazzi, siamo a Losanna. Diciamo, sto facendo una visita veloce veloce. Veloce veloce alla città, come si dice. Questa è Losanna, quella chiesa di San François, piazza San François, una cosa del genere. Andiamo a vedere. Che è salita? Che è salita? Mazza, allora vero. E che cosa? Penso che sia castellano. Tipo Monte Pellegrino, da. Mamma mia. Abbiamo fatto almeno qualcosa come 300 gradini per vedere. E poi è pure chiuso. L'entrata principale la vediamo. C'è una freccia, vendita di te. E la vediamo. Sì. Come potresti dimostrare, è anche chiuso. Di qua è chiusa. Come? Vediamo la vista. Sì, vabbè, ci quello si può. Sì. Ecco, sì, faccio anche due riprese, qualche fotografia. Tutti i siedi, due minuti. E dopo sei salito giustamente. Ecco. E questa è Losanna, una bella vista magari da. La vacanza è finita e ora non ci resta che ritornare di nuovo a casa e riprendere la vita quotidiana, lavoro, avere a che fare con le persone, chi più ne ha più ne metta, è tutto quello che si può dire. Ciao. È stata una bella vacanza, devo dire. Era una bella villa, è in Sao Kei, castello di Chilon, ecco. Bebè, abbiamo visitato anche il museo di Charlie's World, e abbiamo fatto una capatina a Losanna, è proprio stata una toccata e fuga, se no un'oretta e mezza abbiamo impiegato il tempo di visitare, più che altro la cattedrale che era pure chiusa. Abbiamo fatto qualcosa come 300 gradini, siamo arrivati proprio al limite, però dobbiamo metterci un po' in forma per quanto riguarda. Però il primo giorno abbiamo fatto più di 12 km e i piedi ne hanno risentito. Però non demordiamo, stringiamo i denti e andiamo avanti. Bisogna combattere, non arrendersi mai. Questa è la cosa.